Salve a tutti, e siamo qui per presentare una doppia presentazione questa sera, quindi Luciano Innocenzi e Francesca Innocenzi, quindi legati da una parentela molto stretta, quindi padre e figlia, e che dire, sono due libri naturalmente molto diversi. Allora, Francesca Innocenzi, Non chiedere parola, poesie, e Il tronco del prugno di Luciano Innocenzi. Due libri, insomma, che hanno una loro specificità, singolarità, originalità, ambedue molto diversi, però una cosa in fondo, no? Una presentazione univoca li accomuna, e cioè il tono elegiaco. E quindi ecco questa sorta di canto intimo. Io ad esempio per Francesca ho parlato di diario lirico intimista, un diario lirico dell'assenza, e questa sorta anche di situazione intimista e confessionale, che poi viene esplicitata anche con molti correlativi oggettivi che fanno parte della natura in Luciano Innocenzi, che è un libro anche che prende le mosse da quel tema di profonda malinconia, ecco, questa vena profondamente malinconica, e sappiamo appunto che la malinconia è stato considerato un sentimento molto nobile, molto alto, e nel 600 hanno scritto anche dei trattati molto importanti sulla anatomia della malinconia di Burton, per esempio. E ecco, anche il tratto malinconico è una cosa che per esempio io ho trovato molto nelle poesie di Luciano Innocenzi, e anche leggendo le poesie di Francesca trovo una certa liricità, una certa dose di una sorta di dolore intimo, no? E quindi ecco, inizia Francesca parlando proprio dell'assenza. Ora, questa assenza ecco, si sviluppa come un percorso meditativo, e appunto, come diciamo, attira come una calamita anche questo tema del vuoto, questo vuoto che poi viene declinato in molte proposizioni. Quindi il vuoto è la mancanza, quindi è la mancanza forse del lutto, anche degli elusi, di coloro che si perdono, che poi ritroviamo anche moltissimo il senso del lutto nella raccolta di Luciano. E questo vuoto però è anche l'abbandono, è anche la solitudine, e quindi ecco questa presenza del fantasma che io ho visto qui come ricordo, sensazione fuggevole e attimo che apre alla trascendenza. Ecco, io per esempio vorrei chiedere a Francesca, riguardo a questo libro, poi magari ci legge qualche poesia, da dove è venuta appunto l'esigenza, qual è stata l'ispirazione di parlare di questa mancanza, di questa assenza, di questo vuoto, se è una cosa a parte che parte dall'intimo, ma che poi diciamo diventa situazione esistenziale contemporanea, no? Generale, dei tempi. E, ecco, magari qual è stata l'ispirazione appunto al tema che poi affronti in questo libro? Sì, guarda, io credo che questo aspetto che tu giustamente hai individuato sia in qualche modo una costante che caratterizza quella che è stata finora la mia produzione poetica. Io prima di questo libro, Non chiedere parola, ho pubblicato sempre col progetto Cultura altre due raccolte, e la prima dal 2006 e la seconda nel 2012. E credo che chi conosce queste raccolte possa confermare che questa sensazione di vuoto legata all'assenza, alla mancanza di qualcuno, di qualcosa, sia stato un po' sempre il fulcro dei miei versi. E quindi io credo che sia, come hai giustamente ipotizzato, un riflesso di una condizione esistenziale che mi viene inevitabile trasportare, lasciar confluire nella poesia.
anche se ritengo che poi negli anni ci siano state delle trasformazioni, e anche nel vivere l'assenza poeticamente parlando. Comunque sì, credo che sia un aspetto sicuramente per me inevitabile, anche quando poi non è così voluto o cercato, perché l'ispirazione è qualcosa che a un certo punto prende le sue strade. Sono dei fantasmi che ti abitano, no? Ti convocano proprio. Sì, Eh sì, un po' un questo processo. il senso, infatti.